Allora, con Vincenzo Dipinto possiamo dire missione compiuta, una Latina che voleva andare avanti in questi playoff challenge, ha messo la squadra più forte in campo, ha meritatamente vinto e passato il turno. Ma noi diciamo che siamo ripartiti, adesso che stiamo un po' tutti quanti e vogliamo fare bene in questa Coppa. È chiaro che oggi un po' siamo rimasti un po' sorpresi, no? Dal tipo di formazione. Da un lato ti facilita sicuramente, ma dall'altro lato è pericoloso, perché quando anche noi abbiamo incominciato un po', sai, a ridere, a scherzare, dall'altra parte so che è una squadra che ha dimostrato tutto l'anno di essere una squadra buona in difesa, con un buon agonismo, e poi la partita stava cambiando la partita. No? Poi sì, secondo e terzo set un po' sì, più complicato. Sì, vabbè, secondo set sembrava come il primo, è lì che ho visto la faccia dei ragazzi a giocare per divertirsi e non a giocare per vincere, che sono due cose diverse, no? Anche io stesso ho messo il ragazzino che non è mai entrato, ho fatto fare esordio, però diventano poi partite particolari, perché è chiaro che da questa parte si voleva andare avanti e invece dall'altra parte c'è un modo diverso, diciamo, di affrontare la gestione della Coppa. La Tia però in questi playoff ci crede e vuole arrivare fino in fondo. Sì, è chiaro che noi adesso dobbiamo rovesciare tutto, perché partiamo con da dietro, no? Quindi già in semifinale ci giocheremo un po' tutto fuori casa. Però come abbiamo fatto a Milano, che per la prima volta, ma anche con Padova in casa, che per la prima volta abbiamo giocato con serenità, senza pressione, per giocare a vincere realmente, abbiamo fatto due belle partite. E vincere Milano, quando Milano doveva vincere ad ogni costo quella partita lì, giocando una buonissima pallavolo. Adesso chiaramente qui si trattava di passare il turno, soprattutto di non farsi sorprendere, e adesso vedremo, probabilmente penso sarà Milano stessa per i prossimi quarti, vedremo un po'. Grazie.